fidati del tuo fratello. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buongiorno carissimi amici. Accogliamo il Vangelo di oggi e leggiamo Matteo 5, 33, 37. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete anche inteso che fu detto agli antichi: non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì, sì, no, no. Il di più viene dal maligno. Amen. Carissimi, ecco che ci troviamo di fronte ad una ennesima citazione dall'Antico Testamento. Avete inteso che fu detto: non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ecco che c'è una realtà di 2000 anni fa, una realtà che ci viene presentata. Giuramenti in alcune scuole rabbiniche, in alcune scuole dove per avere un'autorità in ciò che si dice si giurava per il cielo, sicuramente non si nominava il nome di Dio, si giurava per Gerusalemme, ma l'obiettivo di questi giuramenti erano soprattutto per dare e prendere una fiducia verso le altre persone, per dire: credimi, ti dico questa cosa per Gerusalemme, nel nome del cielo, eccetera. Quindi situazioni in cui ciò che conta tra me e te, tra le persone, non è la fiducia reciproca, bensì aggrapparsi e attaccarsi, potremmo anche dire, a un qualcosa di sacro, di santo, di importante. Noi stessi lo facciamo, spesso, dei giuramenti. Parliamo di giuramenti tra persone, non qualcosa di ufficiale. Gesù dice: attenzione, perché ciò che io sto venendo a portare in mezzo a voi è una comunità di amici. La Chiesa è una comunità dove le persone si amano, hanno fiducia reciprocamente gli uni degli altri, hanno fiducia che quanto viene detto viene dal cuore, è sincero. Ecco l'ideale che Gesù è venuto a portare, una sincerità che è segno dell'agape di Dio, della misericordia di Dio. Ecco perché dice: non c'è bisogno di giurare. Quando tu parli, se una cosa è così, dirla, se non è, non dirla. Questa è la relazione che dovrebbe esserci nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nei nostri gruppi di preghiera, nelle nostre comunità familiari, nella nostra chiesa, una relazione di fiducia, di armonia, dove io mi fido del prossimo. Chiaramente parliamo di un contesto ben preciso. Non parliamo di uno sconosciuto, di una persona che mi passa vicino, ma di persone con le quali noi camminiamo nella fede insieme, camminiamo in amicizia insieme. Gesù dice: dai la tua sincerità, il tuo cuore all'altra persona, perché si fidi di te e lui anche ti darà prova che tu ti puoi fidare di lui. Questa è la comunità. Gesù dice: perché devi giurare? Te lo prometto, te lo giuro, guarda che farò questa cosa che è accaduto così. Se noi giuriamo significa che è sparita dalla nostra vita, dalle nostre relazioni è sparita la fiducia nell'altro. Certamente, se guardiamo il telegiornale, le notizie, nessuno più ha fiducia degli altri, né della società, né dei politici, né di tutte le nuove iniziative. Il diavolo vuole che ci sia la divisione.
ma lo Spirito Santo che ha mandato Dio in mezzo a noi. Vuole che le nostre comunità siano comunità di amici. Noi siamo Koinonia Giovanni Battista, una comunità di cristiani nata dopo il Concilio Vaticano II, dove il nostro fondatore, Padre Riccardo, sempre ha voluto da noi una vita di fede, di sincerità e di amicizia, dove stiamo dalla parte sempre dell'amico, dell'amato. Ecco quanto è importante. Preghiamo insieme dicendo: vieni Spirito Santo a portare il tuo amore nelle nostre case. Spirito Santo, porta la fiducia reciproca nelle nostre comunità. Io ti chiedo di donarmi amici con i quali io possa essere sincero, con i quali io possa essere trasparente e aprire il mio cuore, condividere i miei pesi, le mie difficoltà. Spirito Santo, tu sai che ho bisogno di amici, come tu lo sei con me, come Gesù lo è stato con me. E a te sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi, allora riceviamo lo slogan di oggi: fidati del tuo fratello. È il tuo fratello, colui che Dio ha messo al tuo fianco. Lo trovi nella tua casa, nella comunità che tu frequenti, una comunità di fede, una comunità di amici. Oggi sarà un giorno davvero speciale per noi, come Koinonia Giovanni Battista Osi di Biella, perché stiamo per partire per Pordenone, Cordenons, dove questa sera alle ore 20 faremo un bellissimo concerto di evangelizzazione come Shout Koinonia e testimonieremo che l'amore di Dio è fedele e che l'amore di Dio è in mezzo a noi. Per chi potrà venire, ci vediamo questa sera alle ore 20 in concerto. Grazie per avermi accolto. Domani il Vangelo sarà direttamente da Cordenons. Ciao!